Allora, io mi associo ai ringraziamenti, alcune parole me le sono segnate proprio perché erano quando Enrico dice questa faccenda qui ha una vastità enorme, no? Un'espressione un po', però che dice molto della complicazione che c'è dietro tutto questo, e quando Enserando dice ci vuole coraggio, abbiamo bisogno di coraggio. Ecco, noi, io sono a titolo personale, no? Vi ringraziamo per il lavoro che fanno i volontari, che fa Libera, no? E, perché questa cosa un po' bisogna dirla, noi non la diciamo mai abbastanza. Se è vero come è vero che la lotta alla mafia è stata fatta dai siciliani, è altrettanto vero che la lotta alle mafie è fatta dagli italiani, no? E non dallo Stato, e non dallo Stato. Cioè, lo Stato su questo è sempre abbastanza timido, che questo paese è stato, come dire, capace di cose veramente orribili, ma anche di cose meravigliose, come le storie che si raccontano e la lotta che continua a essere fatta per ogni dove. Allora, io provo a dire due cose, un po' se ci riesco, immagino che ci debba essere anche un po' di tempo per far due chiacchiere, no? Se qualcuno volesse, perché un'aula un po' troppo compressa sulla cattedra non aiuta mai molto, però spero di riuscire a mettere insieme qualcosa. E allora io provo a stare sulle sollecitazioni. La prima sollecitazione è un po' quella che arriva da guerra, all'inizio, no? Quando lui dice, ma insomma, la faccenda della mafia è molto più larga di quanto non si voglia immaginare. È proprio questo, se c'è proprio un terreno su cui noi dobbiamo provare ad intenderci, che c'è un continuum mafioso, mafiogeno, dentro cui siamo immersi un po' tutti. E questo ci deve un po' aiutare anche a capire quali sono le scelte che dobbiamo prendere, no? Perché è vero che c'è un obiettivo definito che è quello dei mafiosi doc, appunto, di quelli proprio mafiosi da 400, da 41 bis, da 416 bis, loro con le loro famiglie, eccetera, eccetera. Però questo è, se posso dire così, lo dico con delicatezza, ma questo è un obiettivo anche abbastanza facile se ci pensiamo, eh. Proprio numericamente è abbastanza facile, perché le famiglie mafiose in questo paese non sono 1 milione, no? Non sono neanche migliaia, stiamo parlando di decine, centinaia di famiglie, cioè quindi diciamo così, è un obiettivo anche abbastanza visibile se avessimo la voglia di puntare su questo, di aggredire il fenomeno mafioso nella sua manifestazione più evidente. So che anche su questo, e riprendo qui il passaggio di Enserrando, non c'è stato coraggio in questo paese. Così come rispetto alle storie che ci stiamo raccontando, c'è un tribunale per i minorenni che si muove, ma il resto è silente, anzi qualche volta muove e lavora in controtendenza. Bisogna altrettanto dire che rispetto a questa faccenda qui non c'è stata una sensibilità politica che ci mettesse nelle condizioni di riconoscere il fenomeno e di intervenire lì, in quel pezzo lì, che non è, ripeto, non è una cosa, a vedere da fuori, non sembra una cosa così difficile. Se si va a Palermo con le persone giuste, ma facciamo in fretta a fare il giro della città, dei quartieri e riconoscere uno per uno quali sono i cognomi che contano in quei quartieri e che comandano adesso, non ieri o l'altro ieri. La stessa cosa si può fare a Napoli, si può fare a Bari, si può fare in certi pezzi di Milano, si può fare a Roma adesso, no? Lo si può fare. Non stiamo parlando perché su quelle realtà lì non si è intervenuti. Questa è una domanda alla quale faccio fatica. Ero
una cosa raccontata da Pio La Torre piuttosto che da Giovanni Falcone, semplice. Cioè, noi sappiamo dove sono, sappiamo dove sono i soldi, come si muovono, ma perché non interveniamo? Perché ci impieghiamo così tanto tempo a fare le leggi e poi e a costruire delle squadre che gli intervengono? Questo è un pezzettino. Poi c'è tutto questo mondo intorno alle mafie, Doc, questo mondo alone che è fatto di marginalità, di fatica sociale, di disperazione, se volete, no? Di persone che in qualche modo vivono di espedienti e per certi versi cercano la mafia, cercano le mafie, per altri insomma vivono o convivono con le dimensioni mafiose tutte intorno, ne traggono benefici, eccetera, eccetera, no? Qui si possono fare mille esempi, dall'amministratore locale che utilizza i voti delle mafie fino ai commercianti, agli industriali che possono smaltire i rifiuti. C'è tutta quest'area che di mafia, diciamo così, un po' più larga, e questa è molto più difficile da aggredire. E poi c'è la mafiosità che un po' ci riguarda tutti. Poi su questo poi magari dirò qualcosina su questo. Allora, perché è importante questa faccenda? Ma perché se non riconosciamo di che cosa stiamo parlando, facciamo anche fatica a comprendere quali sono i saperi, gli apprendimenti di cui abbiamo bisogno per poter intervenire lì. Ormai è un po' molto tempo fa, però quando cominciò il mio cammino di vicinanza, di collaborazione con Libera, la cosa che mi dissero fu un po' questa: cioè, senti, ma perché non vieni? Perché facciamo due chiacchiere, noi non ce la facciamo più a sentire sempre Caselli, no? Piuttosto che Ingroia, piuttosto che perché piuttosto che Nando dalla Chiesa, no? Ma non perché siano noiosi, perché no, sono delle persone splendide, no? Ma perché loro raccontavano la mafia da una prospettiva più economica piuttosto che giudiziaria, no? Cioè, a noi ci interessa parlare delle altre mafie, di quelle che non. Ed è su questo che abbiamo cominciato un po' a ragionare. Perché dobbiamo provare a fare questo? Ma perché dobbiamo fare non uno sforzo di comprensione della cosa di cui stiamo parlando. Molte cose le ha dette Enrico su questo, ma io provo un po' a tornare su alcuni passaggi. Beh, quando pensiamo alla mafia, dobbiamo un po' provare a immaginarcela come un mondo, veramente un mondo a tutto tondo, un mondo a tutto tondo. O meglio, meglio ancora, un poliedro che ha diverse facce, no? C'è sicuramente un versante politico delle mafie, un versante che decide, distribuisce il potere, no? C'è un versante economico, cioè quello che fa affari, c'è un versante militare delle mafie, e però fin qui ci siamo detti alcune cose, ma non ci siamo detti ancora la mafia, perché è vero che la mafia gestisce il potere, è vero che la mafia fa affari, la gran parte, il 99% dei quali sono illeciti, e quel poco che sono leciti poi comunque lo sono perché coprono altri traffici che sono illeciti, e è vero che esiste una mafia terroristica, dagli Apalestro a... è tutto vero questo, però questo non è ancora la mafia, non so come dire. E se noi non facciamo questo salto, il rischio è che non comprendiamo che cos'è la mafia, perché la mafia non è un gruppo criminale, non è un gruppo terroristico, non è un gruppo di affaristi senza scrupolo. La mafia è un'altra cosa. È difficile dire però che cosa sia, no? Enrico lo prima provava a dirlo, dice, ma perché queste storie che io vi racconto hanno a che fare con quella famiglia lì, con quello che accade dentro? Sì, perché la mafia è un certo modo di vivere. E questa è la cosa che dovremmo essere un po' capaci di riconoscere. Che ci sono pure le facce di questo poliedro, ma la mafia non sono queste facce, ma è quello che ci sta dentro. Sono i luoghi in cui crescono le persone mafiosamente. Acquisiscono stili, comportamenti,
valori, culture che sono mafiose, sia pure con la differenza, però sono questo mondo, è un certo modo di vivere mafiosamente che è ciò che garantisce alle mafie la possibilità di potersi rigenerare. Perché se noi chiudiamo la mafia nella rappresentazione di un gruppo criminale, non è la banda della Magliana, non è un gruppo BR, non è, la mafia non è una cosa così, è proprio un certo modo è un certo modo di stare al mondo, ecco. Fatto di riti, di abitudini, di una certa religiosità, di un certo modo di intendere i sentimenti, di un certo modo di intendere la famiglia, di un certo modo di intendere il territorio, l'ambiente, no? Se noi non facciamo questo sforzo, il rischio è che non combattiamo mai veramente la mafia, ovvero magari riusciamo a vincere delle battaglie sul terreno militare, giudiziario, riusciamo a intercettare i traffici internazionali di cocaina. Ma la mafia continua a rinascere con una ricorsività, da fare paura, da far paura. Talmente paura che potremmo anche dire, smettendo dal punto di vista Falcone, credo pure che la mafia noi non la vinceremo mai, insomma, per certi versi. È su questo che dobbiamo provare a ragionare, perché se non entriamo dentro questo mondo e lo guardiamo sempre da fuori, le mafie non le vinceremo mai, o comunque la nostra battaglia con le mafie è una battaglia condannata a rincorrere le soluzioni giudiziarie, a rincorrere le condanne, no? Ma mentre ne arrestiamo 10, ci sono altri 100 ragazzini che si stanno allenando, 1.000 ragazzini che si stanno allenando a diventare mafiosi. Un po' perché sono nati dentro quelle famiglie, un po' perché sono attirati da queste famiglie. Ho decine di storie che raccontano di ragazzini che crescono dentro le mafie o di ragazzini che si avvicinano ai contesti mafiosi. E allora il primo sforzo che dobbiamo fare è proprio quello di provare a immaginare che cosa accade dentro quel mondo lì e perché accade un mondo che noi chiamiamo mafioso. Ed è in questo senso che forse la mafiosità ci interessa tutti, ci interessa non soltanto perché noi combattiamo contro la mafia in quanto tale, la mafia dei casalesi piuttosto che dei corleonesi, no? Ma combattiamo anche una certa mafiosità più larga fino a comprendere la mafiosità dentro la quale in qualche modo siamo dentro anche noi. Dire che cosa è mafia è però molto difficile. Io adesso mi azzarderò a fare una semplificazione, spero che non vi sembri troppo ardita, però spero che aiuti a comprendere di che cosa stiamo parlando. Io provo a dirla così, no? Io quando, provo a dire, quando dico in un certo senso siamo tutti mafiosi, sto cercando di dire una cosa abbastanza precisa. Cioè che la mafia in qualche modo corrisponde nella sua antropologia a una formula arcaica del nostro stare al mondo. Ed è una formula neanche così lontana da noi, o quantomeno neanche così lontana dalla cultura occidentale. Di fatto, nell'esperienza mafiosa, è come se venissero a mancare due concetti fondamentali della modernità, no? Che sono per un verso il tema della persona e l'altro il tema dello Stato. La persona e lo Stato sono esperienze di riconoscimento della condizione umana e della condizione sociale che in qualche modo non hanno fatto breccia dentro il mondo mafioso, no? E per certi versi possiamo anche dirci che sono delle condizioni nelle quali e dentro le quali noi viviamo abbastanza moderne. Cioè il concetto di persona che noi oggi utilizziamo, diciamo, avrà un migliaio di anni, non di più, no? È più qualcosa che è nata dentro la cultura del cristianesimo, di un certo cristianesimo, dentro alcuni ordini religiosi. Cioè quando l'uomo comincia a scoprire che ha un mondo interno,
una sua cella interna, e comincia a popolare questo mondo interno di immaginazioni, di riflessioni, di sentimenti. Questa esperienza così straordinaria è un'esperienza che però noi facciamo fatica a datare prima. Se andassimo in giro per, non lo so, per i mondi barbari, ma anche nell'antica Roma, no? Un'idea di persona, così come l'abbiamo noi oggi occidentali, del 2017, è difficilmente riconoscibile. Proprio l'idea di persona non c'è. E questo è come se noi ci potessimo ascrivere come una conquista del mondo occidentale la possibilità che abbiamo noi di pensarci come persone, come persone capaci di una certa soggettività. Prima la condizione della vita al singolare era una condizione molto, molto lasca, quasi completamente appiattita dentro la dimensione clanica in cui era contenuta. Cioè, come persona non contavi nulla, insomma. Contava eventualmente il clan a cui appartenevi, eccetera, eccetera. E l'altro corno della questione, che ha a che fare invece con il tema dello Stato, della vita associata, in senso stato, anche questo è abbastanza moderno, ancora più moderno per certi versi, no? Cioè, l'idea di Stato è un'idea, a me sembra di averla avuta sempre, così come l'idea di persona sembra di averla avuta sempre, ma sono 400 anni che parliamo di queste cose e viviamo dentro organizzazioni che hanno questo profilo. Voglio dire che è come se stessimo dicendo che c'è una condizione mafiosa e una condizione civile che si contrappongono, perché l'una, la condizione civile, riconosce la persona e si riconosce dentro un'organizzazione statale, un'organizzazione della vita sociale, che è capace di costruire intese, di parlamentare, abbiamo parlamenti, no? Di fondarsi sulle leggi, eccetera, eccetera. E invece una condizione mafiosa in cui il soggetto quasi non esiste, l'individuo quasi non esiste, è completamente assorbito da una comunità comunitarista, se posso usare un'espressione poco felice, però di una comunità chiusa al proprio interno e difficilmente capace di dialogare con tutto il resto. Allora, per me è un po' così. Questo un po', che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un certo senso le mafie, a conoscerle un pochino più da vicino, rassomigliano un po' a un mondo così. Somigliano un po' a come eravamo, se posso azzardare questo passaggio, no? Cioè, le mafie rappresentano una modalità di stare al mondo che ci riporta indietro di mille anni, no? In cui c'è un signorotto o dei signorotti molto potenti che governano una realtà comunitaria dove le persone concepite al singolare mai e come mai potrebbero, come dire, appellarsi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché non sanno che cosa sia, appunto, no? Se ci stiamo dentro questo, però ci stiamo dicendo anche un'altra cosa, che le mafie non sono altro da noi, cioè che noi in un certo senso siamo mafiosi. Non soltanto io adesso, questa faccenda qui noi la possiamo leggere anche non stando dentro il binario cronologico, perché effettivamente se noi dovessimo interrogare le nostre esistenze individuali al singolare, se io chiedessi, come si chiama lei? Francesco. Se io chiedessi a Francesco, ma Francesco, quali sono le cose importanti nella sua vita? È molto probabile che Francesco ci dica che le cose importanti della sua vita sono le cose che gli stanno vicino, che stanno molto vicino alla sua condizione. Cioè che noi per primi, in qualche modo, viviamo mafiosamente, se volete, nella misura in cui siamo disponibili a privilegiare legami, diciamo così, di tipo familiare, familistico, ai legami di giustizia o ai legami di cittadinanza. Cioè che questa cosa qui noi la comprendiamo, diciamo così, un po' a freddo. Cioè che nelle nostre vite ordinarie siamo qualche volta anche un po' mafiosi, possiamo dire così, no?
nella misura in cui non siamo disponibili a riconoscere le persone nella loro assoluta e ineludibile diversità, un po' come abbiamo imparato a fare in Occidente, e nella misura in cui preferiamo qualche volta privilegiare ciò che ci sta vicino e dimenticarci ciò che sta un po' più lontano da noi. Non so se no? Grande filosofo francese diceva: Ricchezza, la giustizia nasce quando io riconosco ciascuno, ma il ciascuno è qualcuno con cui ho un legame non ravvicinato, perché i legami di amicizia sono invece quelli che sono forti all'interno della condizione familistica. Allora, se noi stiamo a questo, scopriamo che siamo molto mafiosi, cioè scopriamo che anche nelle nostre vite ordinarie qualche volta sacrifichiamo il bene pubblico, l'interesse dello Stato a interessi particolari. Sai, c'è mio figlio in quel corso di laurea. Cosa significa? Una volta stavo facendo un corso di formazione con degli insegnanti, ho detto: provate a raccontare delle cose proprio sporche che fate a scuola. E allora hanno confessato delle cose inenarrabili, tra cui alcune cose veramente brutte. Cioè, insegnanti che passano la terza prova all'esame di maturità ai ragazzi della propria classe senza farla vedere agli altri. No? Hai capito? Ma loro hanno faticato a dirlo, a raccontare questa cosa qui, però. Ma questo che cosa ti dice? No? No, ti dice che noi che andiamo in giro con la giacca, che ci diciamo così vicini allo Stato, così pronti a combattere le mafie, poi stiamo dentro meccanismi che riproducono un certo modo di essere, di vivere mafiosamente. Cioè che questa faccenda qui non è è chiaro che per noi è una partita che fa parte del passato, ma è un passato che continua a vivere ancora oggi. Perché? Perché spesso perché la nostra vita è una vita che anche nella sua versione meno drammatica ha a che fare con aspetti del nostro presente, di quello che noi viviamo quotidianamente. E con questa faccenda qui un po' dobbiamo fare i conti. Allora, in che senso dobbiamo fare i conti? Nel senso che dobbiamo combattere la mafia delle famiglie mafiosi, no, del crimine mafioso, dobbiamo combattere attraverso forme di aggressione, di contrasto, la mafiosità che si muove intorno a quelle realtà, lavorando dentro i quartieri, nei luoghi sensibili, no, diciamo così, che sono a rischio di mafia, ok? Poi dobbiamo lavorare con tutti gli altri, perché la mafiosità è una condizione nella quale noi stessi viviamo, noi nel nostro paese, basterebbe guardare che cos'è la corruzione in questo paese e scopriamo subito che l'altra faccia della mafia è già qui tra noi, no? È già un delitto abbastanza conclamato, no? Ci sono centinaia e centinaia di persone che sono implicate in reati che hanno a che fare con la corruzione, perché è corrotto e noi corrompiamo il legame pubblico dentro il quale dovremmo costruire la nostra civiltà democratica, e che la nostra civiltà democratica è sempre, come ci insegnava Derrida, un progetto a venire. Cioè che la democrazia noi dobbiamo conquistarla tutti i giorni, perché tutti i giorni la democrazia con la quale noi pensiamo di vivere è minacciata da quello che abbiamo intorno, ma anche da quello che abbiamo dentro di noi, dentro ciascuno di noi. Perché se Francesco è un mio amico e io ho 10 persone davanti a me e io posso fare qualcosa per queste 10 persone, innanzitutto penso a Francesco che è un mio amico e poi penso anche agli altri. È un meccanismo che comprendiamo, umanamente comprendiamo, è chiaro che questo lo comprendiamo, però questo fa pugni con la nostra idea di Stato. Cioè se dentro quella comunità di sacerdoti si scopre che qualcuno tra di loro ha abusato di bambini e quella comunità si chiude a riccio perché la notizia non si sappia fuori,
questo è un comportamento mafioso. No? Se noi queste cose, se accade una cosa nella nostra famiglia e noi chiudiamo le porte perché questa cosa la risolviamo in famiglia e non la portiamo, questo è un atteggiamento mafioso, che però comprendiamo, attenzione, noi comprendiamo, non dobbiamo scandalizzarci, comprendiamo, ma dobbiamo sapere che questa cosa qui mette seriamente a repentaglio il nostro legame pubblico, che uno Stato non ce la fa a funzionare se dovesse derogare continuamente al principio della giustizia e dell'eguaglianza dei suoi cittadini. Se, come dire, diamo libero accesso alla possibilità di costruire dei percorsi privilegiati, preferenziali, dove le regole ad un certo punto non valgono più, valgono fino a e poi non valgono più. Quando ero molto giovane mi presentai ad un concorso per ricercatore all'Università di Bologna, mi presentai, ero molto giovane, era un concorso, io mi presentai, era nel pomeriggio, eravamo solo in due, la candidata e il cretino, eravamo in due, perché non c'era nessuno in un paese affamato di pieno di... in una città come Bologna, che nei suoi dintorni ha tanti, così tanti laureati, ma perché tutti lo sapevano che non era un concorso per tutti e che era un concorso per quella persona e quindi non valeva la pena partecipare. Non so se è chiaro, no? Questo è mafioso, se posso dire così. Allora, qual è il problema in questo panegirico? Che Questo problema qui è un problema che noi abbiamo tutti i giorni, ce lo hanno i nostri figli crescendo. Se noi vogliamo costruire un paese non mafioso, questa mafiosità di cui sto parlando, noi la dobbiamo prendere in carico, perché è un continuum, perché si parte da qui e si arriva a Capaci, è lo stesso discorso. Sto esasperando? Forse un po', ma perché, però se non comprendiamo che cos'è questo continuum, il rischio è che noi non comprendiamo che cos'è la mafia nel suo interno, nel suo versante interno. E possiamo anche arrestare, però poi magari non avremo le grosse famiglie di mafia che fanno le stragi, però avremo comunque la corruzione. Cioè, il problema noi ce l'abbiamo ed è dentro la vita di questo paese, dentro la vita di questo modo di vivere in Occidente, che ha le sue bellezze, ma è che ha anche qualcosina con cui bisogna provare a combattere. È un po' questo. Allora, scusate, l'ho messo un po' giù larga, mi scuserete, ma perché se non passiamo da qui, rischio che non comprendiamo le cose di cui dobbiamo parlare. E allora, che cosa dobbiamo fare? Perché dovremmo essere un po' più audaci, riprendo ancora la parola, mi piace molto di Sarando, perché prendi il coraggio, dobbiamo essere un po' più audaci nel riconoscere quali sono i valori fondanti con cui noi abbiamo costruito la cultura occidentale, ma la cultura occidentale, che fanno a pugni con la cultura mafiosa, perché noi abbiamo dalla nostra, abbiamo coltivato il metodo del dubbio, no? Cioè abbiamo coltivato la possibilità che la vita è incertezza, che è fatta di incertezze. La mafia non ammette incertezza, vuole la certezza. Sì, ma adesso ne parliamo, sì, potrebbe essere così, ma potrebbe essere anche diversamente. No, mi stai prendendo per i contenti. No, un mafioso direbbe così. O è così o è cos'ha. Se sei nato sbirro, muori sbirro. No, cioè questo è l'assioma classico del... Ok. Se è saltato per aria, sto citando frasi di ragazzi, se è saltato per aria vuol dire che sono meritato, perché aveva sbagliato da qualche parte. Cioè questa linearità, senza nessuna incertezza nella costruzione del pensiero. Allora, le nostre conquiste, le conquiste dell'Occidente, che sono l'incertezza, la diversità, riconoscere l'altro nella sua diversità. Ci abbiamo impiegato millenni per arrivare fino a qui. Riconoscere nell'altro l'assolutamente altro, l'ineludibilmente altro, è un cammino che ci è costato
c'è costato diversi secoli, ancora non è un cammino, non è mai un cammino compiuto, ma riconoscere nell'altro qualcosa che è assolutamente altro e che non può essere, come dire, che l'altro in qualche modo appunto mi disarma. E la terza cosa, se noi, la civiltà dell'incertezza, dell'altro, cioè della diversità, la nostra è la civiltà della possibilità, il fatto che il futuro può essere cambiato, può essere diverso. No? Che, cito un grande filosofo che mi ha aiutato molto nella mia vita, che Heidegger, quando mi dice, scrive in Essere e Tempo, più in alto della realtà sta la possibilità. Più in alto della realtà sta la possibilità, è una di quelle cose che ti rimangono lì, uno la scolpisce per sempre nella testolina. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non viviamo mai, noi occidentali, non viviamo nella realtà, noi viviamo nella possibilità di costruire mondi. Cioè che la nostra condizione umana, soprattutto occidentale, è una condizione che continuamente costruisce mondi. Avessimo potuto mai immaginare che cosa permettevano in piedi questi qui di Libera nell'arco di 10 anni? No, è una possibilità enorme, no? Quello che la fortuna di Libera è una fortuna impensabile 15 anni fa, 20 anni fa, no? Eppure, perché sono state persone che hanno scommesso sulla possibilità, il fatto che fosse possibile mettere insieme migliaia di associazioni, centinaia di persone a lavorare e a lottare contro la mafia. Ma perché c'è sempre poco tempo per dire le cose che bisogna dire? Vabbè, io non voglio togliere la parola a voi, però due cose provo a dirle molto velocemente. Uno, adesso vado telegrafico, la devianza mafiosa è una devianza che origina nel legame di appartenenza ad una realtà clanica. Quindi un percorso di contrasto di questa devianza non può che passare dai processi di allontanamento. Questo mi pare non ci siano dubbi. A capo. Questo però cozza con una certa idea che noi avevamo costruito e coltivato per tanti anni di una giustizia che ripara a partire dalla ricostruzione del legame con i contesti, con i territori e con la famiglia. Noi abbiamo costruito delle legislazioni che, facendo leva su la cultura che da Balbi arriva fino a Folgheraiver, cioè che ricostruisce la condizione umana nel reticolo delle relazioni, abbiamo costruito anche una legislazione che potesse tenere su questo, no? Il problema è che questa legislazione funziona per i delinquentelli, se posso dire così, no? Cioè, noi abbiamo un avversario che è la nostra stessa legge, cioè che è una legge che favorisce, cioè che combatte una devianza legata alla marginalità, al disagio, okay? Che fa appello alla cura, all'avvicinamento, all'accompagnamento. Cioè esistono forme di devianza come quella mafiosa che però non stanno dentro questo regime e hanno bisogno di altro, hanno bisogno di... Okay. L'allontanamento talvolta si fa addirittura necessario perché per chi come me studia pedagogia è tipo una cosa che è abbastanza nota, perché c'è una cosa che si chiama abuso pedagogico che noi studiamo ormai da diversi anni. È che la mafia utilizza e ne mangia, se posso dire così. Non bisogna andare per forza a leggersi Alice Miller per capire che cos'è l'abuso pedagogico. Io ve lo racconto con una storiella che racconto spesso, che Sara mi aveva sentito raccontare altre volte, ma è una storiella velocissima che si racconta in 20 secondi che fa comprendere tutto questo. No? Nino, che viveva in un paesino vicino Lecna, aveva 13 anni. Quando un giorno disse a suo nonno, che nella sua tenuta in campagna, noto boss mafioso della zona, disse: ma io mi piacerebbe tanto avere un cane. E il nonno, dopo un paio di giorni, perché la mafia è generosa, dopo un paio di giorni ha fatto trovare un bel cane. Nino se l'è coccolato per 2 anni, questo cane,
dopo 2 anni il nonno gli ha regalato una pistola e ha detto: beh, adesso sei grande, fai quello che cambia, che cambia la vita. Questo era un uso pedagogico, non è un'altra cosa. Allora, se noi quando Michela ci diceva: ma noi allontaniamo i figli soltanto se i genitori sono un po' alcolizzati, dobbiamo riconoscere che la mafia abusa, e che l'abuso psicologico, che l'abuso fa il paio con l'abuso sessuale, con un maltrattamento fisico, no? Cioè che queste forme di abuso hanno bisogno di essere sanzionate in qualche modo, cioè, o che comunque lo Stato deve poter proteggere questi bambini che crescono in contesti mafiosi. Qui non è questione se posso o non posso aiutarti, perché le condizioni di vita dentro contesti mafiosi sono generalmente condizioni abusanti. Ok, su questo ci siamo. Vabbè, io l'ultima cosa, vi volevo leggere due battute che sintetizzano. Io ormai lavoro da quasi 20 anni con operatori che lavorano sulle mafie, e con loro costruiamo dei laboratori dentro i quali proviamo a ragionare. Sono loro un po' mi raccontano le storie su cui io poi ragiono, ecco. E c'è una storia che vi racconto molto velocemente, che anche questa non ha bisogno di essere particolarmente coccolata, si dice subito e si comprende subito di che cosa stiamo parlando. Va bene. Ciao Giovanni, che fai? Siamo in un istituto penale minorile, nella Buca Pranzi, è un luogo che si chiama così perché è un luogo che sta vicino alla cucina, ecco. E sto dividendo la spesa, signor Martini. Ti posso offrire un caffè? Perché? Perché stai facendo un lavoro per la collettività e anche per farmi compagnia. Ma lei che cosa vuole sapere da me? Io niente, ti volevo solo offrire un caffè, ma se per te questo è compromettente possiamo lasciar perdere. Accetto. Ma solo a una condizione: se io le posso offrire poi una sigaretta. Beh, non si dice, vabbè, non sto fumando, ma accetto con piacere. E poi continua: ma lei che cosa vuole sapere da me? Niente, ti ho detto, era per il piacere di un caffè e basta. Strano, nessuno fa niente per niente. Qui, come dire, il pensiero mafioso è molto evidente. Ma le posso fare una domanda? Sì. Cosa hanno fatto i suoi genitori per lei? Ma mi hanno fatto studiare, educato per cercare di avere una posizione sociale o come loro o meglio. Ma perché questa domanda? Ma insomma, per dimostrarle che io e lei non siamo poi così tanto diversi come pensa lei. In fondo i miei genitori hanno fatto lo stesso, mi hanno educato a lavorare per la famiglia, quindi io cosa dovrei fare adesso secondo lei? Dovrei rinnegare e tradire la mia famiglia? E per fare poi cosa? Noi siamo il frutto di quello che i nostri genitori hanno pensato per noi. Interessante, Giovanni, interessante riflessione, ma io volevo soltanto offrirti un caffè. Grazie. Grazie Mario, e ci rimane poco tempo prima che ci chiudano dentro l'università. Se avete qualche domanda, ovviamente ai relatori che ci hanno intrattenuto fino adesso, altrimenti chiudiamo qui e vi ringraziamo per l'attenzione, pochi ma buoni, insomma, grazie mille.